Anche come pensiero. Santa Maria delle Mole attraverso Roberta S. a cura di VB Guide. Allora siate sereni e ricordatevi che tutto quello che vi raggiunge, anche come pensiero, è un qualcosa che vuole essere osservato da voi, che vuole la vostra attenzione. E voi dategliela nel momento in cui arriva, senza scacciarla, ma senza neanche approfondirla con quella cattiveria che a volte può essere vostra, con l'accanimento, diremmo noi, con quell'atteggiamento di rifiuto. Eliminate il vostro atteggiamento di rifiuto e vi accorgerete di come quei pensieri scorreranno più serenamente e vi lasceranno, se ne andranno dalla vostra vita, perché ciò che vi blocca è un qualcosa che appartiene alla vostra emotività ed è il rifiuto, ed è la non accoglienza, è un qualcosa che potete superare tranquillamente se semplicemente vi date lo spazio per farlo. E vi mettete ad osservare questi vostri pensieri come un qualcosa che vi porta un dono che ancora non sapete riconoscere. Una scatola chiusa che ha una brutta carta da scartare, ma che all'interno contiene qualcosa di grandioso. Perché ogni volta che avete vissuto un momento difficile, vi siete trovati poi ad aver superato quel momento con una carica in più. Allora sappiate apprezzare questo tipo di meccanismo a cui il genere umano si è abituato da tempo e sappiate andare avanti senza il timore di dovervi guardare indietro pensando di non aver capito qualcosa o di dover rifare cose che in passato avete fatto male. Perché il passato non esiste.